Dato che, come forse saprete, abbiamo un ospite, finalmente nel nostro laboratoire. Sono onorato. Abbiamo deciso di fare delle cose, e per fare delle cose è necessario che ne facciamo delle altre, e per fare queste altre cose dobbiamo prima farne alcune. E quindi questo video tratterà dell'evento di controllo del contenuto delle scatole IKEA, perché ci servono degli oggetti, dell'oggettistica che io non trovo né troverò mai. A meno di non controllare il contenuto di queste scatole, cosa che ora faremo con sottofondo di un bellissimo film che si chiama Threads del 1984 sulla guerra nucleare Gotowi. E quindi niente, abbiamo preso una prima scatola, io adesso metterò questo oggetto di ripresa, lo metterò su un... La gravità è grave. Esperimento scientifico, Matti. Allora va bene, io posiziono questo sul treppiede. Secondo voi cade prima questo oppure questo? E perché? Se cade prima questo o questo? Non ne ho la minima idea. Perché? Quale cade prima? Cade prima lo stronzo giallo. Perché? Perché c'è l'attrito. Ottimo. L'attrito, il maledetto attrito, noi non facciamo altro che combattere contro i maledetti attriti nella nostra esistenza. A pallottola questa merda. Ho spoilerato. Io sono famoso per spoilerare le stronzate. A pallottola, fai cadere. E infatti vedi. No, perché qualcuno dice perché pesa di più. Pesa di più un chilo di merda. O un chilo di crocifissi. Stai già riprendendo. Abbiamo un operatore oggi, un grande operatore. E siccome ho questo oggetto che stava nel magazzino del museo dell'informatica funzionante ed era messo lì da buttare via, perché come vedete è un catorcio ricoperto di feci, che ora noi... Mi sono detto, perché non dare la violenza a questo oggetto? Magari ne viene fuori qualcosa di buono. Ed è effettivamente un geggisciatore. Nuovo faro. Sti cazzi. Vedete, abbiamo dei plasticoni. Poi qui abbiamo dei meccanismi con un relè, un contatto, testine. E cazzi, vedo dei cazzi. Questo era qui così ed era avvitato, questi erano avvitati qui, ma qualcuno o qualcosa li ha sbillonati. Questi sono stati sbullonati, questi supporti sono spaccati, mi sa che queste sono viti che andrebbero svitate. Io qua prevedo un tentativo di restauro, ma ci sono parti di plastica spaccate. Sì. Vedo tentativi malnati di riparazione con pezzi di plastica affogati a forza col saldatore per tenere insieme altri pezzi di plastica. Interessante. Questi si svitano. Questo si è svitato. Questo non so e questo non ricordo. Ok, io continuo. Oh, guarda l'alleluia. E vedo infatti circuiti a valvole. Vedo uno sportellino con dentro alimentazione. Vedo oggettistica, vedo un'altra valvola che sa tanto di occhio magico, infatti. Vedo, guarda, uno stronzo vomitato di cagata, vedi? È stato tentato una riparazia. Quindi il problema di questo oggetto è prevalentemente meccanico, cioè questo coso sostanzialmente è in pezzi. Però abbiamo qua una valvola
E questo è l'occhio magico. Questa invece è la merda magica. Qualcuno ha provato col fuoco a riparare questa roba. Poi qua c'è la circuiteria. Qui c'è una cinghia completamente molle, quindi marcia inutile. E questa non funzionerà mai. Non funzionerà mai. Abbiamo l'alimentazione. Qui abbiamo un grosso motorino, quindi un motorone che gira e fa girare questo, che è il cacapstan. Questo invece fa girare questo qua, e questo qui non si capisce come gira perché comunque è premuto. Bisognerebbe vedere qui. Stop. Allora, qui l'altoparlante è verde. Il verde che mi esce da qui, che sicuramente è qui. Poi abbiamo un po' di condensatori. È complicato sto coso. Allora, diciamo che volume e tono, ton e vol. Qua c'è un contanastro, però qui abbiamo ton e vol. Questo... ops, mi è rimasto in mano. Questo coso è al di là di ogni possibile riparazione, quindi decido che, due punti, aperte le virgolette, estrarrò l'interiore da questo oggetto, fottendomene della parte meccanica, proprio fottendomene in un modo colossale proprio. Però abbiamo qua un'alimentazione che è questo trasformatore, e questo mi sa che mi dà le alte tensioni. Le alte tensioni per questo oggetto qua, perché queste valvole vanno alimentate. E quindi come gli va l'alta tensione? Questo coso è un troiaio. Oddio, ma qua è un macello. Qui è veramente un macello. Fili cortissimi. Non si può fare un cazzo perché i fili sono cortissimi. Vediamo se tolgo questo. Non si muove neanche per il cazzo. Ok, vite. Due venti. Allora, leviamo il contanastri. Eliminiamo. Contametri, contanastro, conta come cazzo si chiama, che cazzo conta, non si sa. Non conta niente in questo momento. E qui abbiamo il circuito che potremmo circuire. Qui abbiamo degli ingressi sicuramente. Questi sono o ingressi o microfono R, registratore. Questo è un Q, questo è un forma di, non si può dire di che forma è, non si può dire. Però temo che l'alimentazione di questi oggetti vengano da... vengono da qua. Oddio. E questo che cazzo è? Questo è un
Aha. Questa è una taratura chiusa, vedi, c'è un potenziometro qua dentro, c'è un che non gira perché è talmente bloccato che non gira più. Vabbè, sarà una regolazione fine sulla velocità. Ah, questo sarebbe per registrare. Quindi, infatti questo è il play. Avanti e indietro, stop e record di play. Così e leghiamo questi due. Questa vaccata l'abbiamo tolta dal cazzo. Poi questo finalmente viene via. Se non fosse che avevano messo questi fermi. Cazzi di ottone ovunque in questa radio. Ok, perché questo cavo va lì? Oddio, perché ci sono i... Certo, perché ci sono le testine. Le testine di minchia. Ora, c'è un 220 che va qui. E io lo taglierò qua. Così abbiamo un riferimento. Se trovassi le forbici. Ecco. Così questo via dal cazzo. Poi qui abbiamo, Dio, ma come si fa? Ah, questo va a questo contatto, quindi questi lì, eh no, beh sì, li esauto, esau, e quindi questo è libero, ok. Poi qui cosa abbiamo? Qui abbiamo un altro cazzo di... Non si capisce, ma lo eliminerò pure lui. Così. Ah, 220. Questo è... E come si accenderà? Perché questo è... Ma questa è la velocità di rotazione. Era un bel registratore questo. Aveva diverse velocità di registrazione. Ma me ne sbatto. E questo è... Questo è un Wojtyla. Au! Plastica è... Questa plastica è delicata, vedi? Bisogna fare molta attenzione per un restauro efficiente. Finalmente. Poi qua abbiamo i tasti e motore. E abbiamo finalmente estratto il circuito, cioè l'interiore. Tutto il resto potrebbero servirci come ricambi, le testine però. E ora abbiamo qua. Registratore, testine, cazzi.
questo non serve. Poi qui abbiamo valvola che estraiamo. Occhio magico anale. Devo svitare questi qua. Viti di 400 metri. Maledetti. Ok, occhio magico. Qui abbiamo ovviamente abbiamo un problema di non è che rompi la poggi sopra la gola, spacchi. Ah, già abbiamo salvato all'ultimo istante. Ma no, si sfasciava però. Oh, ok, adesso è lì. Devo liberare questo altoparlante che ovviamente ha 6 viti, maledetto il però vedi, facile. Forse è facile liberarlo. Ok. Bene. Plasticazzi. Sì, ho il sospetto che questa valvola sia andata. Forse no. Forse no. C'è un ragnetto. Vabbè. Quindi, valvola qua. Qui cosa abbiamo? Schifoso. Questo è libero, poi qui c'è un troio che liberiamo così. Culo. Porta fusibili. C'è proprio una fascinazione questi qua, questi cazzi bulloni. Storpio. Ok, rimane questo. E non si sfida manco per il cazzo di porco. Cane, ma questa cosa è proprio. Niente. Violenza, voleva la violenza. Ogni cosa bisogna usare una violenza inaudita. Ah, ma questo è così. Quindi non possiamo far altro che davvero usare la violenza inaudita. Così. E così. E far sì che ci sia spazio.
per fare uscire questo. Oh, perfetto. Oh, adesso è uscito. Abbiamo anche il portafusibili. Questa è l'alimentazione. Vorrei liberare questo altoparlante da. Non so se mi sono spiegato. Facciamo così che facciamo prima. Ecco fatto, abbiamo liberato l'altoparlante in modo comodo e semplice. Ok, adesso abbiamo le interiora libere. Quindi direi che se ci lasciamo facciamo un po' di pulizia qua. Ok. Allora qua serve un attrezzo particolare per smontare questo motore, perché qua abbiamo dei dadi, lì c'è un supporto a molla, quindi si prende l'attrezzo apposito e si usa, come vedete è molto comodo per lo smontaggio del motore. E questo devo dire, sì, aiuta molto. Vedete, con un sapiente uso della violenza noi riusciamo alla fine a ottenere i nostri risultati. Nel nostro caso abbiamo un motore con ammenicoli di dubbio gusto. Chissà se il motore in sé funziona. Però adesso sarà possibile, volendo, provarlo. Qui. Via, via. Via queste cose. Bello, qua potrebbe uscirci fuori un ventilatore in un certo senso, no? Che dici? Così ora abbiamo piedini. Ah, ma sono a vite, con la testa a vite, affogati. Quindi sono stati... Hanno avuto un'idea malsana. Bello, una campanella. Affanculo, in eterno all'inferno. Ok, passiamo agli strumenti adeguati. È esploso, ma non so dove è finito. Ah, eccolo qua. Ottimo, così abbiamo anche il suo volano. Oh.
notevole. Se così c'è troppo attrito. Chissà che con una cordicella si potrebbe lanciare questo coso. Capito? Va bene, me ne sbatto.